Sandro Brusco, Sony Brook University. Buon pomeriggio, grazie mille per essere con noi. Grazie a voi. Io vorrei partire appunto con questo punto. Abbiamo visto ieri i numeri del PIL del terzo trimestre. Ovviamente gli Stati Uniti crescono meno del previsto nel terzo trimestre, con un più 2% rispetto naturalmente alle aspettative del 2,9%. Poi vogliamo sottolineare anche il fatto che le stime di consenso sono spesso diverse. Innanzitutto vorrei partire da questo fattore, e cioè economia ai livelli pre-pandemici, ma inflazione molto più alta rispetto ai livelli pre-pandemici. Ecco, come si trova l'equilibrio in questa situazione? Il problema è che non si capisce bene se sono fattori temporanei o fattori permanenti quelli che generano l'inflazione più alta in questo momento. Che ci dovesse essere a un certo punto un rallentamento del tasso di crescita è abbastanza scontato. Nei trimestri iniziali dell'anno era stato un po' pompato dal provvedimenti di spesa addizionale che la nuova amministrazione aveva messo in atto. C'era generale consenso sul fatto che questa situazione non poteva durare per molto tempo, in effetti non è durata, e a questo si sono aggiunte cose che invece non erano previste, come l'importanza dei colli di bottiglia nella catena dell'offerta, e questo ha da un lato ha fatto tutte e due le cose, nel senso ha sia ha ridotto un pochino il tasso di crescita, sia ha generato una inflazione un po' più forte di quella che ci si aspettava. Ora, un dato che probabilmente è interessante se si vanno a guardare le componenti del PIL americano è che per il secondo trimestre di fila c'è stato un calo delle scorte, e questo calo delle scorte è qualcosa sostanzialmente è dovuto al fatto che appunto ci sono stati problemi di catena dell'offerta, e lascia in un certo senso ben sperare per il futuro, nel senso che a un certo punto le aziende dovranno riprendere a ricostituire le scorte, e quindi nei prossimi trimestri ci sarà una addizionale componente di domanda al di là della tradizionale forza del consumatore americano, che aiuterà a spingere il PIL, e probabilmente lo farà senza grosse pressioni inflazionistiche, nel senso che una volta che si riesce, che le aziende riescono a riprendere i processi di produzione normale e a superare i problemi di colli di bottiglia che ci sono ora, la crescita dovrebbe avvenire senza grosse pressioni inflazionistiche. Ora, quanto tempo ci vorrà per tutto questo? Questo ovviamente non lo sa nessuno, ma è difficile che questo sia un problema di lungo periodo, se per lungo periodo parliamo di 2-3 anni. Per i prossimi mesi in realtà proprio non si sa, è difficile dire. Ecco, dunque lei ci sta dicendo che l'argomentazione della transitorietà di questa inflazione, questo rincaro dei prezzi è credibile o meno? No, ho detto che non lo sa nessuno. È un argomento, allora, non è un argomento campato per aria, nel senso che... Forse allora bisogna rivedere con la descrizione di questa transitorietà, di questa situazione temporanea, però è innegabile che le aziende, ma anche a parte le persone singole, le persone fisiche, anche le aziende soffrono, e l'abbiamo visto con i numeri trimestrali sia a Wall Street che anche, se vogliamo, qua in Italia. Sì, soffrono, però questo non significa necessariamente che ci sia un fenomeno di inflazione permanente, no? Cioè, se la domanda è il processo inflazionistico è a questo punto incorporato nelle aspettative, si rifletterà in aumenti dei salari e poi aumenti ancora dei prezzi,
È difficile dirlo in questo momento. Qualche segnale che ci sia che ci siano aspettative inflazionistiche più alte c'è, di quanto questo è veramente difficile dire. Ricordiamoci poi che insomma, stiamo sempre parlando di tassi di inflazione che sono tra il 2 e il 4%, non è che siano fai 5, toh, a essere pessimisti, ma non è che siano tassi di inflazione di tipo sudamericano o niente di che. Sono cose che in principio, nel momento in cui la Federal Reserve si convince che il problema è permanente, si possono rimediare, o almeno credo che la Fed abbia in suo potere di limitare la politica ultraespansiva che ha fatto fino adesso. Stanno aspettando di vedere se effettivamente i problemi derivano da temporanee riduzioni dell'offerta da parte delle imprese dovute ai chip che non arrivano dalla Cina e tanti altri piccoli problemi che hanno impedito l'espansione della produzione. Oppure se invece c'è un problema più strutturale, più di sostanza. Un argomento che probabilmente si potrebbe fare sul fatto che il problema tende a essere strutturale è che se si guardano i dati ultimi del PIL, è che è continuato il processo di decrescita degli investimenti, come si chiamano, business investment, degli investimenti da parte delle imprese in formazione del capitale. E oggi la quantità di capitale destinato alla produzione negli Stati Uniti è, credo, del 3% inferiore rispetto ai livelli pre-pandemici. Se questa cosa continua, questo significa una contrazione dell'offerta complessiva per l'economia statunitense. E questo sì può generare problemi, oltre a generare problemi di crescita del PIL, perché ovviamente se hai meno capitale cresci meno, può generare anche problemi di sbilanciamento tra domande e offerte, quindi di maggiore pressione inflazionistica. E dunque, considerando tutto ciò che ci siamo detti, lei che cosa si aspetta, ecco, da questo incontro della Fed il mercoledì prossimo? Ovviamente la conferenza stampa, l'incontro ancora martedì, in un momento molto delicato. Da una parte tanti membri, anzi due per la precisione, se ne stanno andando a fine mese. Poi Powell non si sa se verrà confermato o meno. Biden ha presentato un piano molto interessante di cui ne parleremo tra pochissimo, un piano di compromessi, se vogliamo chiamarlo così. Ma ecco, quale potrebbe essere diciamo, lo scenario più probabile della riunione che ci aspettiamo? Sarà una riunione interlocutoria come quella di Lagarde di ieri, o invece potrebbe esserci qualche annuncio che possiamo anche chiamare interessante? Io mi aspetto una riunione attendista. Come giustamente osservato, Powell è sotto attenta considerazione, non credo che voglia generare controversie prima di essere riconfermato come presidente della Fed. Guardando a come sono fatte alle aspettative di mercato e alla struttura dei tassi di interesse, non sembra che ci siano particolari aspettative di cambiamento nella politica dei tassi almeno fino a metà dell'anno prossimo. E poi probabilmente dopo un po' di più, ma d'altra parte che a un certo punto la politica ultraespansiva che c'è stata ultimamente debba finire man mano che il PIL americano ritorna non solo ai livelli pre-crisi pandemica dove è già arrivato, ma guadagna anche i livelli che si prospettavano con il trend pre-crisi pandemica. Beh, una volta che questo sarà successo, è abbastanza gioco forza che
la politica ultra espansiva debba perlomeno essere ridotta rispetto a come viene ridotta, a come viene attuata adesso. Però ripeto, soprattutto con discussioni di politica fiscale che sono ancora in corso e non si capisce bene quanto sarà espansiva la manovra Biden, con incertezze politiche su chi verrà nominato o meno la Fed, io non mi aspetto grosse prese di posizioni a breve termine. A breve termine intendo almeno fino all'anno prossimo. Ecco, questo era un punto molto interessante e molto importante. Intanto parliamo del nuovo piano di Biden, piano per welfare e clima, un piano da 1.850 miliardi di dollari che prevede investimenti nel welfare per i bambini, sostegno alle classi deboli e alla battaglia sul clima, il tutto finanziato da tassazioni a corporation e redditi alti. Poi bisogna dire che si è sceso da 3,5 trilioni a 1.800 miliardi, ovvero 1 miliardo e 850 milioni. È quello proposto appunto dal presidente degli Stati Uniti Biden per superare la situazione di stallo tra i democratici, che sta mettendo a rischio proprio l'approvazione dell'agenda della Casa Bianca. Secondo Biden, il piano potrà mettere gli Stati Uniti sulla strada per vincere la competizione economica contro la Cina e gli altri grandi paesi del mondo. Queste sono state le parole chiavi all'introduzione. Poi ovviamente non si sa se questo piano verrà approvato o meno, c'è una forte divisione non solo tra Dems e Republicans, ma anche all'interno dello stesso partito democratico, con l'estrema sinistra e quelli naturalmente un pochettino più moderati. Quello che è molto interessante è che verrà completamente pagato dalla tassazione anche sui profitti non realizzati. Tra poco ci arriviamo. Innanzitutto un parere su questo piano: si può chiamare un piano dei compromessi? È sicuramente un piano di compromesso. Allora, siccome sono un vecchio brontolone, fammi dire una cosa molto semplice. A me questa cosa di sommare i valori nominali su 10 anni dei piani, cioè questo 1850 viene dalla somma della spesa nominale su periodi lunghi di tempo, non mi sembra onestamente un modo molto intelligente di riportare la notizia. Lo fanno tutti, a cominciare dalla Casa Bianca, lo fa la stampa americana, quindi non me la sto prendendo con te in particolare, figuriamoci, ma è veramente secondo me un modo barbaro di riportare i numeri. È molto meglio quello che si fa normalmente in Italia, che quello di riportare la manovra in rapporto al PIL, è molto più informativo al PIL corrente. Comunque, di nuovo, mi scuso per lo scursus da vecchio brontolone. Torniamo all'effettiva dimensione della manovra. Beh, qua sì, sarà interessante vedere se questo, che è ovviamente un compromesso che è stato raggiunto in primo luogo tra senatori e deputati democratici, andrà avanti. Per lungo tempo c'è stato la dinamica politica è stata di Biden e una buona parte del Partito Democratico, che spingevano per un piano molto ambizioso in termini di spesa, e la resistenza dei democratici centristi, principalmente i due democratici che vengono dell'Arizona e del West Virginia, e un bel po' di deputati che vengono dal Midwest, che erano contrari e che temevano un eccesso di spesa e anche un eccesso di aumento della tassazione. Ora la dinamica politica è cambiata, nel senso che Biden è stato è sotto pressione, perché a partire dal ritiro dell'Afghanistan, che è stato fatto in modo che non è piaciuto al pubblico americano, che ha abbassato notevolmente i suoi gli indici di approvazione, la verità è che Biden non si è più ripreso da quella botta, dalla botta che ha avuto in agosto. È sempre rimasto con indici di approvazione abbastanza bassi, sotto il 45%,
meglio di quelli che aveva Trump, per carità, ma Trump è stato storicamente un presidente con indici di approvazione molto bassi e poi infatti si è visto perché non è stato rieletto. E tutta la discussione che c'è stato, tutto il dibattito interno al Partito Democratico non lo ha aiutato. Lui sta disperatamente cercando un successo di qualche tipo e per questo, insomma, ha tagliato molto le proposte iniziali per venire incontro alle richieste dei democratici più moderati. Ovviamente però è sempre la storia della coperta troppo corta, che quando la tiri lasci scoperta qualcun altro. Ora sono le parti più di sinistra del Partito Democratico che si lamentano e che minacciano di non approvare il piano. Ora, se veramente andranno avanti con questa strategia di in Italia una volta si diceva di tanto peggio tanto meglio, no? di far fallire anche il compromesso moderato perché non riescono a ottenere tutto quello che vogliono, io non credo che arrivino a questo punto, anche perché questo sarebbe veramente un'ammazzata durissima sul consenso del Partito Democratico in generale e porterebbe alla disfatta sicura alle prossime elezioni. Però sai, è difficile indovinare le dinamiche interne dei partiti, quindi qualche possibilità che questo succeda c'è. Se dovessi scommettere, direi che molto probabilmente questo piano o qualcosa di molto simile alla fine verrà approvato. Ecco, è stato ovviamente i soldi sono stati rivisti per più motivi, anche perché naturalmente 3,5 trilioni è una somma veramente importante che forse a questo punto è difficile spendere negli Stati Uniti, ma in qualsiasi paese, per carità, tutti hanno problemi rapporto debito-PIL, ma anche a livello di deficit senza alcun dubbio. Intanto le volevo chiedere se è d'accordo con la tassazione invece anche sui profitti non realizzati, perché da fuori sembra che stanno cercando di raccogliere soldi da tutte le parti. Va benissimo tassare i ricchi, però sui profitti non realizzati, e cioè su tutti gli assets che non sono stati effettivamente venduti, diciamo che è una prassi molto molto specifica. Sì, io non credo che lo faranno. Non credo che lo faranno, perché o se lo faranno in un modo molto leggero, perché è veramente una cosa che crea un sacco di problemi amministrativi, ci sono un sacco di modi per cercare di occultare questo tipo di guadagni, è veramente una cosa molto complicata da fare in modo serio. Può darsi che facciano qualche provvedimento di bandiera che poi alla fine non genererà granché come reddito, ma se vogliono veramente aumentare la tassazione per ottenere un finanziamento serio dell'aumento di spesa, dubito che sia da quella parte che riusciranno ad andare. Mi sembra più probabile, se dobbiamo parlare di tassare maggiormente i ricchi, se così vogliamo chiamare, che vadano ad aumentare le tasse sul reddito per chi guadagna, come stanno dicendo, per chi guadagna più di 10 milioni di dollari l'anno. Questo mi sembra molto più fattibile e anche molto più probabile, anche perché poi alla fine quelli che guadagnano queste cifre sono veramente molto pochi, quindi in termini di perdite del consenso politico non sarà una cosa che costerà molto al Partito Democratico. Che riescono a introdurre tasse sulla aumenteranno sicuramente un pochino le tasse sul reddito delle imprese, che riescano veramente o che vogliano veramente introdurre un'innovazione abbastanza radicale come quella di tassare le plusvalenze non realizzate, insomma, devo vederlo per crederci.
Assolutamente sì, perché sicuramente sarà molto discusso in particolar modo da parte dei repubblicani. Intanto ci riaggiorneremo se questo piano, se questa proposta dovesse essere confermata. Grazie mille, Sandro Brusco, Stony Brook University. Alla prossima occasione allora e buon proseguimento di questa giornata. Sempre un piacere, a presto.